Altro test in vista del primo campionato professionistico per il pineto del presidente Silvio Brocco. I biancazzurri hanno affrontato allo stadio San Marco di Pescara i padroni di casa della Folgore Delfino Curi, militante in eccellenza. L'allenamento congiunto è terminato 4-0 per i biancazzurri, a segno Gambale con una doppietta, nuovamente Marafini e il centrocampista Pellegrino. Continua a rodare sempre di più il suo 3-5-2 il tecnico pinetese Daniele Maulo, che ha presentato due formazioni diverse per tempo. Test invece di spicco ormai tradizionale per la squadra adriatica. Le interviste all'allenatore dei portuali Guglielmo Bonati, del riconfermato Nicolas Di Filippo e del neoacquisto Gianluca Germinario dal Pescara per il Pineto. Ma guarda, stavo dicendo prima a Marcello, il direttore, che chi fa l'amico con noi evidentemente portiamo bene, nel senso che è stato un percorso questo, sono tanti anni che loro ci danno questa possibilità, per noi è un onore, era un onore prima, oltre all'aiuto che ci hanno dato anche in termini tecnici, perché ci hanno messo a disposizione dei calciatori negli anni passati che ci hanno permesso di andare in eccellenza e di consolidare eccellenza, quindi il Pineto per noi è più di una famiglia, per cui oggi questa partita riveste ancora una bellezza particolare, perché siamo felici di ospitarli, ma non solo per la partita e non tanto per la partita, ma per il dopo partita, che la società ha preparato una grande festa per loro, per tutto il lavoro che hanno fatto, per come l'hanno fatto, per il presidente, per i direttori, per i giocatori. È veramente bello anche vedere alcuni giocatori del Pineto che stavano in eccellenza. È anche un messaggio per tutti i ragazzi. È una favola, il Pineto è una favola e noi vogliamo stare vicini a loro. Dopo l'anno scorso a Pescara sono venuto a Pineto quest'anno. Sono contento perché mi sono trovato molto bene in Abruzzo, è la prima volta nei professionisti per questa società, sono contento per questo e spero di fare che faremo molto bene. Sicuramente è stato un anno positivo dal punto di vista dell'esperienza, perché uno spogliatoio così come quello di Pescara ti fortifica e ti dà tanto, e quindi spero di portare quello che ho preso l'anno scorso, spero di portarlo all'interno di questo spogliatoio e anche quest'anno raccoglierò quello che mi daranno i compagni. È una cosa bellissima, ce la siamo sudata sul campo, quindi è doppiamente bello. Però ormai l'anno scorso l'abbiamo messo da parte, è iniziata la nuova stagione, siamo concentrati su quello che sarà il campionato di Serie C, che sarà sicuramente un'annata durissima e ci sarà tanto da lavorare. Sì, soprattutto, sono restato soprattutto per quello, voglio vedere insomma qual è il livello ora della C. Come hai detto bene, sono 3-4 anni che non ci sono più, quindi l'ho riconquistata sul campo e voglio godermela dall'inizio alla fine. No, diciamo che inizio dietro, come l'anno scorso, poi in caso di emergenza dove mi mette il mister gioco, non sono questi problemi. L'importante è interpretare al meglio quelle che sono le richieste del mister, ma non deve essere la mia mentalità ma quella di tutta la squadra, e sono convinto che possiamo toglierci delle belle soddisfazioni. Sì, è stata una bella pagina, una delle più importanti della mia carriera, però come ho detto prima ho voltato pagina, ora c'è da pensare a oggi, questa amichevole che è molto importante, e domani si penserà all'allenamento di domani per arrivare pronti all'inizio del campionato.